abbiamo deciso di mettere in scena i fatti finora noti sulla faccenda della trattativa Stato-mafia. Tutto nasce da una valigetta e da un'agenda scomparse. All'indomani dell'assassinio del magistrato Paolo Borsellino, l'agenda contenente i risultati delle sue indagini sparisce. Oggi con la trattativa Sabina Guzzanti prova a ricostruire tra realtà, finzione ed indagine il contenuto di quell'agenda. La strategia delle bombe tra il 92 e il 94 da Via Faura a San Giovanni, l'omicidio di Falcone e Borsellino, lo Stato che apre, secondo la Guzzanti, la trattativa con una supercupola che comprende mafia, appunto, massoneria ed estrema destra, nel tentativo di pacificare il paese. Una strada però che secondo la regista porta dritto dritto a un sistema colluso, quello di Forza Italia, e qui si sorride tra la Guzzanti che fa Berlusconi e presunte rivelazioni di Pentini. Ah, quindi è Dell'Utri che si è imbarazzato e si è allontanato da Berlusconi, non Berlusconi che si è imbarazzato di Dell'Utri e l'ha allontanato? No, al contrario. È una bella fetta, ma non è tutto lo Stato, evidentemente, perché ci sono anche quelli che si fanno ammazzare o quelli a cui viene distrutta la vita, perché non è che, al di là che poi i morti sono molti di più di quelli ufficiali, perché tante persone muoiono in modi misteriosi e scompaiono e non se ne sa niente, ma ci sono anche persone che vengono semplicemente emarginate. La Guzzanti ci va giù duro, tira in ballo Scalfaro, Napolitano, Mancino, ma quello che traspare dalla sua rappresentazione, che tra l'altro cinematograficamente funziona, è la preoccupazione per un paese in balia dei poteri forti e la voglia di ricordare, in qualche modo celebrare, i suoi servitori più fedeli, Falcone, Borsellino, i loro uomini e Don Pino Puglisi, il cui funerale non a caso chiude il film. Il sorriso di Don Puglisi che gli hanno sparato in testa e nel sangue che mano a mano si allargava sull'asfalto, così vogliono alcuni, perché poi il racconto cambia, sorrideva.